I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Guarda Maurizio come si accende quando sente questa canzone sulla fresca. Buongiorno ragazzi, benvenuti, questa è Radio DJ, il volo del mattino. Vi dico già, vi voglio dare un piccolo spoiler della puntata. Grande musica, un volo del mattino di qualche anno fa, diciamo. Come mi ha detto stamattina Francesco, beh, mi sembra un volo in purezza. Io non ho ancora è un guardato. Volo del mattino, non guardare. No, c'è, c'è della roba, non c'è guarda. Della roba. Poi ho voluto fare un piccolo regalino a Maurizio che, hai capito, grazie, grazie. Te l'ho messa lì per te, Maurizio, te l'ho messa lì per te. La prima allora ti dico, non è tra le mie preferite. No, lo so. Però sai cosa? Non è un classicone, esatto. Quindi ho detto va sulle seconde linee, diciamo su quelli che apprezzano l'artista, non solo certo. Per le hit. Buongiorno ragazzi, come state? Sto aprendo ora il computer. Esatto. Se state scrivendo adesso, fino adesso non vi abbiamo ascoltato. No. Non vi abbiamo ascoltato. Allora, volevo intanto ringraziare tutti gli ascoltatori che mi hanno mandato negli ultimi mesi un po' di pensieri, parole, opere, omissioni, perché ieri ho portato a casa cose dalla portineria, cioè sono stato richiamato dall'azienda dicendomi allora Fausto Volo ti porti via la roba che ti regalano le... La portineria è ormai la portineria era invasa da cose perché da mesi io vengo col monopattino, vengo in bici, vengo non c'ho mai po'. Tra l'altro prendi anche cose che arrivano a me viola. Sì, ho preso uno scatolone di biscotti Galbusera, ringraziamo, e ce li ho a casa tutti io, che tra l'altro non è che ne mangio così tanti, per cui l'ho dato un po' al vicino, un po' pur di non darlo a voi. Poi c'era una lampada di legno, un ascoltatore mi ha mandato una lampada di legno che si appende al muro. È arrivata perché aveva paura che si fosse senza nei meandri. Dei ragazzi di Brescia mi hanno mandato il magnesio. Beh, capito come sono vecchio, una volta mi mandavano, capito, la ganja, cosa è che a volte mi mandavano la marijuana, ma ti rendi conto? Appestando tutta la la portineria. Soprattutto che rischiavano anche di capito? Non lo scrive il mittente. No, vabbè, comunque, non lo so. Andavo magari, non so, a fare la presentazione dei libri, arrivava uno e diceva, ho visto che sei qua due giorni, ti ho fatto storia. Io dicevo, ma che cos'è? Dicevo, ma sei matto? E la mettevo via. No, non c'era i tempi. Va bene, bene, Galbusè, tutto a posto, un po' di vini. Comunque, grazie per i regali che mi avete fatto, siete molto gentili. Adesso finalmente giù Nicola può muoversi, perché era tutto lì, tra gli scatoloni. Sì, esatto. Come la pubblicità lì di Cattelan quando dai pacchi dell'ascensore della Vodafone. Sì. Uguale, era tutto schiacciato così, usciva solo la faccia, portato via tutto. Perfetto, potete riniziare a mandare no, regali. Ma non mandate le cose, mandate la gente che ha bisogno. Esatto. Cioè, quella bella scatola lì di biscotti, grazie, però mandatela a chi anche mandate a chi ha bisogno. Noi non abbiamo bisogno di niente. In particolare Fabio non ha bisogno. Maurizio, non hai bisogno di cioè... No, vabbè, adesso. No, c'era giù anche delle buste. Qualche ascoltatore, non avendo l'idea di che cosa regalarci, ha fatto la busta come la nonna. Poi dentro 400-500 euro. Sì, le ho portate a casa, ma. Però dico, ma perché? Cioè, ma con i contanti o con la sedia? Contanti. Sì, poi a un certo punto ho rovesciato l'acqua, le ho preso per asciugare. Esatto. Poi ho buttato. Va bene. Via. Suppose I abuse you. C'è anche lui forse stamattina. Felicità. E fatemi va. Eccola qua. 12. Un'emozione che non sai descrivere. Viene va. Che è successo? Che è successo? Guarda, messaggio di un'ascoltatrice: quando ci si trova per realizzare il podcast, ragazzi, basta con l'idea dei basta, ce ne sono troppi. Così o niente o tutto. Allora ragazzi, oggi è un po' giornata da pippottone, che non è pippottone che vi faccio io. Sì. Non citerò il Vangelo, non citerò la Divina Commedia, non citerò l'Odissea, non citerò i grandi classici, bensì no?
Sapete che una volta, ve l'avevo già detto, lo ridico, andai nel Michigan, a Detroit. A Detroit. No, andrei, non so se era il Michigan, forse no, Massachusetts, forse era, non ho mai capito. Però è vicino a New York comunque, quindi non è, vabbè, comunque. Andai lì a intervistare il più grande critico letterario del mondo. Beh. Harold Bloom si chiamava. Certo. Io sono arrivato, te lo ricordi, Viola, lui aveva già 80 e qualcosa anni, era lì con la badante a casa da sola, aveva questa libreria, ti ricordi che io avevo infilato un mio libro tra la Torah e la Bibbia, ci avevo infilato dentro un Fabio Volo. Chissà, poi, e lì ebbe uno scompenso. Sì, perché dopo un anno poi ci lasciò, forse una mattina quello. Forse una mattina passeggiando fece tipo, capito? Ho bisogno della Torah. Fabio Volo! Nel dire il nome, lui essendo il più grande letterario, è morto. Era una formula che lui non avrebbe mai dovuto dire. No. Vabbè, comunque. E lui disse: tre cose bisogna avere in libreria e tre cose bisogna leggere. Poi il resto, se ti piace la lettura, ma ci sono le tre basi fondamentali. Uno disse era Dante, uno era Shakespeare. Cielo. E l'altro era Cervantes, si chiama, quello del Don Quixote. Dice: questi tre sono quello che bisogna sapere. Poi dopo, se uno si vuole leggere Philip Roth, quello che vuole, Fabio vuole, però l'importante sono questi tre. Io ce li ho abbastanza tutti. Ce li abbiamo tutti. Ce li abbiamo tutti. Questi sono i basic. Ok, non li cito. Il pippottone di oggi è questo, ragazzi. Sì. Siete in macchina, siete in ufficio, siete a casa, non so. Ok. Siete a casa, siete lì con le vostre cose, magari avete discusso con vostra moglie, vostro figlio, non lo so, vostro marito, sul lavoro le cose non funzionano, non sapete. Ok, ci siamo, faccende della vita, rotture di coglioni, della vita, ok, ma non è la vita, ci dobbiamo sempre ricordare, questa non è la vita, fa parte della vita. Ma voi, al di là di questa, la bolletta, la cosa, voto a destra, voto a sinistra, tifo Inter, tifo Milan, cosa state cercando di diventare? Cioè il vostro percorso, che non sia solo un giorno che ci avvicina alla morte, ma voi, quando vi svegliate la mattina, andate, cosa state cercando di diventare? Un bravo genitore, un bravo atleta, un bravo professore? Cosa state cercando di diventare? O siete solo lì giorno dopo giorno e un giorno vi girerete e vedrete solo un grande lungo giorno sempre uguale? Cosa state cercando di diventare? Da che cosa stai scappando? No, perché sennò uno se lo dimentica. E intanto vi butto lì un jetpack. Qual è il progetto? Per cosa vi svegliate la mattina? Ah, Ikigai. Ah, Ikigai. Ikigai, io te lo dico. Io Ikigai stamattina ho Ikigato di brutto. Ikigai. Ho Ikigato di brutto. Suppose I abuse. Stai ascoltando il podcast del Volo del Mattino. Il Volo del Mattino. Maurizio, non ti azzardare. Ti vedo che ti alzi in piedi. Quando ti alzi in piedi stai per... Non c'è rispetto. Io qua vado via. Qua non c'è rispetto. Qui, perché questa è mancanza di rispetto. Questa è... Col piede ci fa. Questa cosa del rottamatore, c'hai questa cosa. Ricordati che se arriva Lorenzo. Ricordi, Maurizio, che se tu porti in scena la teoria del rottamatore, il tempo a te non è che ti salva, quindi tu ti stai creando il piccolo mostro che mangerà te stesso, perché se tu dici via i vecchi, un giorno sarai vecchio e quel mostro lì che è nella mentalità delle persone che hai creato tu, ma io non dico via ti mangia. Attento, te lo dico, perché quel giorno tu dirai ho fatto un disco e ci sarà un ragazzino di 15 anni che dirà che con l'aspirapolvere, ragazzino c'è una data vecchia, senti ragazzino. I miei tempi saltavo i fossi per lungo. Va bene ragazzi, quindi la sveglia la mattina, cosa vi dà la forza? Viola dice che si chiama Kagai. No, Ikigai. Infatti Iki in giapponese significa vita e Gai vuol dire valore. E Gai. Okay. Quindi praticamente è lo scopo della vita, quello che ti fa alzare, cioè, proprio ti sveglia la mattina e dici perché io mi sveglio tutte le mattine, mi infilo là dentro, faccio quello che... Perché sto raggiungendo quell'obiettivo. O perché sono dentro un ingranaggio. Si riesce. Capito? Ingranaggio. Io per esempio che sono stato adesso a contatto con delle aziende e sono entrato nel mondo delle aziende, cosa che io non conosco nella mia, diciamo, biografia professionale. E vedi che dentro lì è un acquario con delle regole, con delle gerarchie, con delle cose che è proprio di quel posto lì e hanno tutte queste dinamiche dell'obiettivo, le cose lì.
c'è un po' tutto tranne la vita, non so come potrei dire il sottotitolo, no? Cioè nel senso è quella cosa lì che è diventata la vita. Quando ti dicono no perché tu avevo il lavoro, dico sempre ragazzi, il mio lavoro è una parte importante della mia vita, anche perché faccio un lavoro diciamo di espressione, però è una parte importante della mia vita, non è la mia vita, cioè il quadro deve essere più grande, lì dentro c'è anche il lavoro che si prende un po' di posto, ma non è che mi sveglio la mattina e il mio obiettivo è essere più famoso, più ricco, cioè che se no è una follia quella cosa. Un messaggio. Ciao Fabio, non capisco perché fai sempre queste domande super esistenziali che ti fanno venire voglia di buttare all'aria qualsiasi cosa, perché capisci che non è la strada giusta. Vedi? Grazie. Ma noi siamo qui apposta, noi siamo quel sassolino nella scarpa, non c'è una canzone di certo. Quel sassolino nella scarpa ai che mi fa tanto male, ai. Non ce la farai in Dale, ta canzone, ma, no, certo, su YouTube. Ma no, no, su Spotify ci sarà. Comunque noi siamo qui apposta. Dobbiamo dire anche una cosa, quando uno, lo dicevo l'altro giorno parlando con appunto in questa azienda, dobbiamo dire anche una cosa, quando uno però si prefigge, no, anche per se stesso un obiettivo, deve farlo con misura, nel senso io sì ma meglio delle mie parole. Natalino, io me la ricordo da Mina, ma effettivamente era una esatto. Inizierà tra un po', tanto qua c'è un film di Woody Allen nel frattempo. Sì, ma lascia che metta allegria, lascia. Il film di Woody Allen, va bene, certo, ma adesso in Louisiana. Bartolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, giro e mi rigiro, sembro Belzebù, conto le stelle ad una, ai, cerco il sorridere alla luna, ai, provo a fischiettare da cantare, ma quel sassolino mi fa sempre mal, piano piano. Esatto. Grande metafora. Come scrisse una volta un grande scrittore del Novecento, chissà chi sarà F.V. Sì. Se tu hai una piccola ferita sotto il piede, ogni passo ti fa male, pensi no, ho sbagliato, no. Invece no, se non curi la ferita la sentirai in qualsiasi posto vai. Dove vai la tua ombra ti segue, quello è il senso. Oggi abbiamo deciso che vi portiamo. Allora vi racconto una barzelletta, l'ho raccontata anche l'altro giorno, quindi ve la riracconto. Uh-huh. È importante una cosa su misura, cioè se io adesso decidessi voglio diventare il ballerino della Scala, ovviamente mi rovino la vita. Ma perché... questa barzelletta non ho capito, mi sono persa. Per fare l'esempio. Ah, ok. Se io voglio diventare un ballerino della Scala e dico no perché il mio sogno no, devi stare dentro una misura, cioè oltre quello che la tua mente dice, però dentro un equilibrio. Quella dei due pensionati che si incontrano, uno dice all'altro sai che c'ho la badante nuova, ma mi sono fidanzato con la badante. Vai, sentiamo, magari non è quella. Allora vi faccio dire, non racconto. No, aspetta, ma magari sono io. Perché fa l'amore 3-4 volte al giorno. Sì. Basta, allora mettiamo lui. Dai, va bene. Sempre. La felicità è lo scopo della vita. Non è che l'ha inventato gli americani, eh. Siccome loro non sanno niente di Aristotele, penso di aver inventato una cosa. Ma l'etica di Aristotele. Incomincia così, lo scopo della vita è la felicità. La felicità si chiama eudaimonia, buona riuscita del tuo demone. Cos'è il tuo demone? La tua capacità, la tua vocazione, la tua arte. Perché cosa sei nato? I giapponesi direbbero la lettera che ti ha inviato l'imperatore. Cos'è che ti spinge a fare l'attore invece che il commercialista, invece che l'avvocato? Quando hai conosciuto il tuo demone, realizzalo bene. Eu vuol dire bene, eudaimonia. Però ho una condizione, catametron, seconda misura. Seconda misura cosa vuol dire? Che se magari sei un bravo scultore ma non sei Fidia, non devi tentare di essere Fidia perché non ce la farai, e se ci provi prepari la tua rovina. Magari sei un attore ma non sei bravo come Mastroianni, se ci provi prepari la tua rovina. La giusta misura. I greci non avrebbero mai scolpito i bronzi di Riace perché sono fuori misura. Loro scolpivano il discobolo, scolpivano l'auriga che sono a misura d'uomo. L'architettura era catametron, secondo misura. Oggi noi il pi greco non abbiamo ancora scoperto che cos'è, e però è la chiave per cui sta su il timpano. Questo è il podcast del Volo del Mattino, lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Questa è un battiato, diciamo, un po' più, capito, più targettizzato, come stiamo facendo noi questa mattina, capito? Ogni azienda c'ha il prodotto, quello che va bene un po' per tutti, e poi c'è quello un po' più targettizzato.
tipo Jeff Buckley, e quando scelgo queste canzoni è, dico, stamattina targetizziamo di più, andiamo più su quella cosa, eh? Think different. Ho un messaggio, anzi tre. Ma Bazzetta, ce la devi dire, ti prego, io non la so. Ma sì! È raccontata qualche giorno fa, finisce, che dice, cominciamo domani. Beh, sì. Come rovinare la barzelletta. Finisce così. Finisce, che dice? Ciao Fabio, vi amo perché demolite le mie certezze e contemporaneamente mi date degli spunti di riflessione. E mi fate pensare che probabilmente c'è qualcosa su cui ogni giorno bisogna riflettere. Lo so che è banale, però a volte ce lo dimentichiamo. Ciao da Veronica. Difficile. Stamattina tra filosofia, i greci, le teorie, ora Battiato, cioè hai rotto il cazzo. Non me l'aspettavo. Pensavo, c'è oggi cuffie d'oro. E c'ha ragione, sì. Ancora? Visto che ogni tanto voi pubblicizzate i profili Instagram, ecco, volevo dirvi il mio, non si sa mai. Vai. Allora è Buse del T, scritto così alla francese. Voi siete voi che lo masticate, Maurizio, aiutami eventualmente la trascrizione, ok? Andiamo quello di Natalia. Buona giornata, ragazzi. Buse del cool underscore. Sono proprio scemi. Oddio mio, che ridere. Oggi te l'ha detto proprio così, oggi si fa fatica, eh. Ah, no, oggi no. Suppose I abuse. Radio DJ è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. Guarda che bello questo qua. Il mio obiettivo è quello di che mi finisca di finire la mia prima casa. Sai che, voglio dire, è una cosa che nella vita mi manca, questa esperienza di prendere, non so, un terreno e dire, invece di comprare una casa già fatta, dice adesso mi compro un terreno da zero e mi faccio la mia casa. Bello. E ci metti degli anni, ovviamente, o quello che è, però che te la fai, catametron a misura, con misura, catametron, capito? Che sembra quando dai una pedata a qualcosa, catametron. No, ma guarda che bello, che tu vai lì e dici, guarda, mi piace sta collinetta, vorrei una casa qua, non c'è, compri il terreno, boom. Deve essere casa edificabile il terreno. Edificabile, sì. Cioè, già diventa. In Italia ci sono, ci sono case abusive. In Italia non mi sembra il paese delle case abusive. Ma te mica tu vorrai fare una casa abusiva. No, però dico, è così, una bella vista, una cosa. Oh. Oppure casa di legno. Casa di legno. No, non è una battuta, casa di legno. E cos'è? Le case di legno. Che fai la casa di legno? Sì, che ai giorni d'oggi sono fatte esattamente come le case di legno, solo che non è un investimento, buono. Perde di valore. Esatto, però la prima casa come la voglio io? Dove? Tema di domani, dove vorreste la vostra casa dei sogni? Tema di domani. Comunque, abbiamo un ascoltatore che dice questa cosa molto bella. In questo disco, la voce del padrone, incredibile disco, io ho scoperto che dovevo seguire la strada della musica a 6 anni circa. Non sono diventato Beethoven, ma sono diventato musicista, quindi la mia giusta misura è questa. Vedi, ragazzi, vedi questo disco di Battiato, lui ha fatto, io vi ricordo sempre, se ve lo faccio sentire un pezzo, abitavo già a Milano, era proprio all'inizio, ero venuto qui, cosa faccio dalla vita, sai, quei momenti lì che non si capisce da che parte andare, e questa frase di Battiato mi aveva proprio preso, che fa così, sentite, senti, Il silenzio del rumore delle valvole a pressione, i cilindri del calore, serbatoi di produzione. Qua. Anche il tuo spazio è su misura. Ah. Non hai forza per tentare di cambiare il tuo avvenire, per paura di scoprire libertà che non vuoi avere. Vabbè. Sei mai chiesto, quale funzione hai? Con Valzerino. Ti sei mai chiesto? Che grande Franco, non smetterò mai di ringraziarlo a Franco, veramente. Parlava di Ikigai. Di Ikigai. Stava parlando di Ikigai. Di Ikigai. Anche il tuo spazio è su misura, hai paura, capito? Per scoprire libertà che non vuoi avere.
perché come diceva così improvvisa poi inizia a Sudafrica, grattarsi Sudafrica, come diceva Nelson Mandela a quei livelli, se non sbaglio, lo diceva Nelson Mandela, non è il buio di che ti fa paura, ma è la luce dentro di te che ti fa paura. Non ti smentiremo di questa citazione, non sappiamo se è sua, ma è vera, è una poesia bellissima. Non è il buio che spaventa le persone, ma è ciò che capito. Vabbè, ma non è questo. Abbiamo un altro messaggio. Aspetta, Lina. Allora, ragazzi, ciao. Ciao. Qui ci sta appuntino quel monaco buddista che diceva: farò, sono passati 20 anni, devo fare. L'ama Michelle. 40 anni. Aspetta. L'ama Michelle. Non mi ricordo come si chiama. Ora. Che nel discorso qua ci sta benissimo. Ok. L'ama Michelle. Michelle. Tra l'altro voglio dire una cosa, dopo questo pezzo che ve lo faccio sentire, vi ho portato una canzone che altro che cosa è degli anni 80, ancora bene, però suona proprio vecchia, ma è fatta apposta, è di un romanticismo incredibile, si chiama This Guy Is In Love With You, questo ragazzo è innamorato di te, proprio da rilassarvi dovunque voi siate. Mi metti Michelle oggi? Una delle caratteristiche fondamentali per la nostra felicità è la soddisfazione. Oh. Uno degli aspetti che porta tanta sofferenza è l'insoddisfazione. Più mi lamento, più critico, più insoddisfatto sono. Viene voglia di lamentarsi, viene voglia di criticare, mordi la lingua. Stai zitto. Ogni volta che io agisco tramite un sentimento come l'insoddisfazione, io vado a rinforzare quel sentimento. Quindi io invito ognuno a mettere uno sforzo nella vita di tutti i giorni per parlare e agire e pensare secondo ciò che vogliamo essere e non come una reazione di ciò che è avvenuto. Volevo concludere con una frase che mi accompagna sempre. La frase in tibetano dice: Cego, cego samne nishu, machun machun samne nishu son, aka aka samne nishu son. Serve la traduzione? L'italiano sarebbe qualcosa come: pensando di fare, sono passati 20 anni. Non sono riuscito, sono passati 20 anni. Perché non ho fatto, sono passati 20 anni. Così sono passati 60 anni. Questa è la biografia di una vita vuota. Se c'è qualcosa che riteniamo che sia importante nella nostra vita, dobbiamo farlo oggi, senza scuse. Il volo del mattino è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Ci stava una canzone che suona completamente diversa, una che ci fa uscire dalle nostre routine. Che meraviglia. Sono quelle canzoni che ti metti. Allora, se l'obiettivo della stagione era perdere degli ascoltatori, obiettivo centrato. Perché? Per la musica? No, per i pippottori che rompiamo le scatole. Uno già c'è i cavoli suoi, sarà in macchina, c'è il traffico, c'è il lavoro, c'è i problemi. E c'è uno la radio che dice: ma ci vuoi dire che ieri era bello quel gol di Lukaku? Mannaggia, era bello, hai visto? Ho dato testa, palo, poi boom, con tutta quella fisicità. Io incontrai Lukaku. Sai che una volta incontrai Lukaku e gli hai detto la roba in cinese, cagai lì, quando ti svegli la mattina. Ikigai, giapponese. Sì, stamattina ho incontrato un assessore al mio vicino di casa che è napoletano, no? Che mi fa troppo ridere. Dico: vabbè, allora lo scudetto, vabbè, l'avete vinto. Sai che ci vedo una finale di Champions? Gli ho detto: e tocca. Esatto, sai che sono arrivato a Praga, la prima persona che ho incontrato, Luca, il mio amico, di nome amico napoletano, Anastasio. Sì, era lì. Ma in vacanza? No, o era lì anche lui per lo stesso motivo, diciamo mio. Ah, ok. E quindi certo. È fantastico. Siamo entrati in questo vecchio palazzo di Praga che era proprio una roba meravigliosa, con tutti gli affreschi, così. Salgo le scale e c'era lui seduto di fronte col bicchiere di vino. Gli ha detto: comunque puoi andare in giro nel mondo, ma il primo che incontri è sempre un napoletano. Perché? La capolista sedeva! E qua fa: oh, non diciamo niente. Ho detto: ma raga, ma ormai non si dice niente. A posto. Bene, ragazzi, vi abbiamo molestato anche questa mattina. No, ci abbiamo ancora un po' di tempo. Vorrei dire: qualcuno dice: dai, non fate le puntate così, quello che ho appena detto, non fate le puntate. Però allora vi faccio una domanda, no? Immaginatevi uno in macchina che sta andando a tutta velocità perché il suo obiettivo è quello di andare al lavoro. Mettiamola così. Ok.
e tu vedi che c'ha le ruote sgonfie, cioè ha la ruota bucata, no? Uh-huh. E tu gli dici: scusami, guarda, hai la ruota bucata. Lui dice: ma io non posso fermarmi perché devo andare a lavorare. Ho detto: ho capito, ma hai la ruota, però io te lo devo dire che la ruota è bucata. No, ma non posso, io adesso mi fermo, metto la ruota, arrivo in ritardo. E tu, capito, quello lì è troppo preso dalla sua cosa, no? Sapete, dalla parola mentecatto, noi la usiamo sempre come una cosa negativa, no? Quello è un mentecatto. Ma il mentecatto non vuol dire scemo, mentecatto vuol dire uno che è preso nella mente. Vuol dire che uno, no? Che è preso da quell'obiettivo e non vede le altre cose attorno. Quindi va svegliato, ma essere mentecatti non vuol dire essere scemi. Vuol dire che la cosa che sta inseguendo ti ha preso. Non andate in giro a dare del mentecatto alla gente. No, è più forte. No, però è più forte di te, quell'obiettivo della vita stessa. Quindi non siate dei mentecatti, siate uomini liberi. E quando tornate a casa questa sera, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa gliela date a quello che ci rompi i coglioni la mattina. Avete qualche domanda? Pensa che è arrivato un messaggio, Viola, è arrivato un messaggio che su quel messaggio, così a braccio, senza preparare niente, potrei fare altre due ore di radio. No, prosegue Linus. È una allora glielo dico, caro Linus e Nicola, fatelo voi questo tema, perché vai. Un'ascoltatrice scrive: il mio progetto è quello di eliminare tutti i miei difetti, ok? Allora io qua, ragazzi, mi si apre un mondo, perché dico: se uno ragiona così è quello che abbiamo detto, va contro il catamatron, cioè si rovina, cari ascoltatrice, ti rovini la vita se pensi di togliere i tuoi difetti. Tu ti devi accettare per come sei e devi ridurre il tuo demone, per quello che abbiamo appena detto. Basta che il tuo difetto non ti gestisca, ma tu puoi gestire il tuo difetto. Non si eliminano i difetti, si riducono. Non si eliminano le paure, si riducono. Quindi Linus e Nicola adesso andranno avanti con questo tema. Esatto. Non far che sia la paura a guidare la tua strada, il tema della puntata. Speriamo abbiano sentito. Sì. Nicola farà le imitazioni di Lama Michelle. Cerco Sam Nignan. Questo è Savino. Io avevo un messaggio, ma non mi ricordo più se aveva un senso. Vai. Comunque oggi a me la musica non è piaciuta per niente. Sicuramente questione dei gusti, ma ve lo volevo dire. Dopo magari passano 20 anni e dico: cazzo, perché non gliel'ho detto? No, sono passati 20 anni. Un giorno, fra 20 anni, sono lì sulla panchina, passa uno, vedo, non so se te sai, ma io ti seguivo. Prendetelo voi e Radio DJ, la trovi anche in podcast.